Buonasera da Fabio Ferri, bentornati a T-Sport, il nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva della provincia di Firenze e della regione Toscana. Oggi apriamo parlando di Fiorentina perché a Firenze continua a tener banco il caso Mario Gomez. Proprio ieri sera sul sito ufficiale della Fiorentina è uscita una precisazione del tecnico Montella su Mario Gomez. Si legge nel comunicato: in merito ad alcune notizie apparse sui media, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha rilasciato queste dichiarazioni all'ufficio stampa della società. Vorrei precisare in merito al discorso di Mario Gomez, da alcune mie frasi estrapolate da un discorso molto più ampio, che le stesse sono state contestualizzate e riportate esclusivamente in riferimento a Mario Gomez. Stavo rispondendo a molteplici domande inerenti al rapporto tra azioni di possibili gol e azioni concretizzate ed è indiscutibile che in questo momento siamo in credito. Sul momento poi che sta attraversando Mario Gomez ne ho parlato più volte in sala stampa e in occasione delle interviste post partita di domenica, sempre con l'intento di scuotere il mio giocatore da questa sua situazione particolare. Non è nelle mie abitudini criticare i miei giocatori, tantomeno pubblicamente, e sicuramente non lo farei con Mario, di cui tutti conosciamo il suo indiscutibile valore professionale e umano. Queste insomma le parole di Vincenzo Montella. Noi però facciamo un passo indietro e riascoltiamo proprio la frase incriminata, quella arrivata in conferenza stampa dopo la partita con il Palermo, che poi ha portato appunto all'uscita di questa precisazione. Poi un servizio proprio dedicato a Mario Gomez, a questo difficile momento per il centravanti tedesco, che sicuramente pesa anche a livello di budget sulle casse della Fiorentina. Manca la fidelizzazione, non so quanto si possa allenare. Io dico solo che ho smesso un anno prima del contratto perché quando ero più giovane calciavo, la mettevo dove volevo, dopo verso la fine mi accorgevo che la palla usciva di mezzo metro e quindi non era un caso, vuol dire che era a fine carriera. Voglio dire, quello era il mio valore in quel momento. Questo Vincenzo Montella al termine della conferenza stampa post Palermo. Il discorso è generale, la domanda verte sul tema finalizzazione in generale. Firenze legge tra le righe e dà un nome e cognome alla riflessione del tecnico Gigliato. Così la società impugna la leva del cambio e inserisce la retro. Sul sito ufficiale della Fiorentina arriva una precisazione di cui, se il tema fosse la finalizzazione in generale, forse non ci sarebbe neanche bisogno, anche perché la precisazione di Montella arriva con qualche giorno di ritardo e nel post di una delle due gare in cui la Fiorentina ha segnato di più in questa stagione. 4 gol prima della sfida contro il Palermo erano arrivati solo contro il Cagliari. Così la precisazione rischia solo di alzare il volume della polemica, una smentita che di fatto conferma i sospetti. Montella è spazientito e la situazione rischia di divenire imbarazzante. Mario Gomez, eccolo là, il nome e il cognome che tutta Firenze, e a questo punto verrebbe da dire anche la società Gigliata, leggono tra le parole di Montella. Potrebbe essere solo una congettura della stampa fiorentina, una congettura che però trova il riscontro dei numeri. Tra i 20 migliori marcatori del campionato 2014-2015, solo due guadagnano più del tedesco. Si parla di Carlitos Tevez, capocannoniere con 11 gol, e di Gonzalo Higuaín, 9 centri in 17 presenze. Gli altri 18 top scorer non si avvicinano nemmeno ai 4,25 milioni di euro percepiti in una stagione dall'ex Bayern Monaco. Semplificando e forse banalizzando, con l'esborso economico necessario alla Fiorentina per mantenere in rosa il centravanti teutonico, i Della Valle avrebbero potuto comprare i servizi di Icardi, Dybala, Matri, Zaza, Theroux e i loro 39 gol e sarebbe avanzato anche qualche centinaio di migliaia di euro. Insomma, paghi uno, ma ne potresti pagare 5. Certo, la matematica non funziona sempre sul campo di calcio. Certo, la somma algebrica delle reti dei sopracitati non sarebbe riproponibile se tutti e 5 giocassero in maglia viola. Ma è evidente, come ad oggi, una Fiorentina che vuole andare a caccia del terzo posto o comunque di un piazzamento a ridosso della zona Champions non possa permettersi di dare quei 4 milioni a stagione a Gomez e non ad un altro o altri giocatori, anche perché l'attacco viola, l'ottavo della Serie A, non pare certo inarrestabile. Una riflessione naturale, dunque,
5, a cui si aggiunge che il secondo ingaggio più alto dei Viola va ormai da un po' di tempo a fondo perduto sul fragile Pepito Rossi. 4,25 milioni in tedesco, 2,4 per l'italo-americano, così 6,65 milioni di euro, circa il 10% degli stipendi della Fiorentina, viene investito su due giocatori che ad oggi hanno fruttato nel corso della stagione 2014-2015 un solo gol. Una spesa decisamente eccessiva e che al di là delle parole di Mencucci di ieri, che ha garantito che Gomez non si muoverà prima di gennaio, sembrano porre la parola fine sull'esperienza gigliata del tedesco. Già anche perché il mercato è vibrante e i nomi per una possibile successione al trono di bomber della Fiorentina sono tanti, a partire da Mattia Destro, che certo percepisce uno stipendio pesante da 2,2 milioni di euro, ma nonostante il poco spazio concessogli da Garcia, ha già segnato 4 gol in 722 minuti. Come dire che un gol di Gomez costa 4,25 milioni di euro e uno di Destro è costato alla Roma 550.000 euro. Impietoso potrebbe divenire il paragone se si pensasse al predecessore di Gomez in Viola. Luca Toni, che a Verona percepisce 1 milione di euro, ha già messo a segno 6 gol, ciascuno costato ad oggi 330.000 euro agli scaligeri. Oppure Borca, Joaquin, Pizarro e Mati, gente che ha tirato la carretta fino ad oggi, guadagnano insieme quanto Mario Gomez. Congetture, solo congetture, ma i numeri, freddi ed impietosi, parlano chiaro, più delle parole, anche se ufficiali, anche se espresse, per fare una precisazione. E continuiamo a parlare di Fiorentina, in particolar modo di Diamanti, Diamanti che si avvicina al suo debutto ufficiale con la maglia viola, ma ci sono delle problematiche riportate oggi da Radio Blu, secondo la quale il trequartista Mancino non potrebbe essere convocato, ma anche infatti il transfer da depositare in Lega dovrebbe essere una questione di ore e già nella giornata di domani è atteso il via libera da parte del Guangzhou, squadra appunto con cui Diamanti ha giocato l'ultima stagione e poi appunto Diamanti potrà tornare in campo con la maglia della Fiorentina. Anche per l'altro acquisto Rosati, che appunto sarà il secondo portiere della Fiorentina per il resto di questa stagione, ci sono altre problematiche, ma comunque c'è una situazione abbastanza tranquilla con il giocatore che dovrebbe a breve rivestire il suo ruolo di dodicesimo, quindi addirittura d'arrivo anche il trasferimento di Rosati alla Fiorentina, giocatore che ha già firmato con i Viola, ma che appunto aspetta le ultime carte, gli ultimi fogli per diventare ufficialmente un giocatore gigliato. Adesso parliamo di pallamano, perché nel fine settimana torna la Serie A1 maschile e allora torna anche l'appuntamento con l'Ambra Poggio Caiano. Dopo la pausa natalizia torna questo weekend l'appuntamento con la Serie A della pallamano maschile, sabato 17 alle 19.30, così tornerà in campo al Palasavena di Bologna anche l'Ambra Poggio Caiano, che, impegnata nel girone B del massimo campionato, si vedrà di fronte la squadra dei Felsinei. Per Poggio Caiano e coach Morlacco una partita importante, anche per mantenere il terzo posto alle spalle delle corazzate Romagna e Carpi. Bologna, quinta in classifica, ha giocato una partita in più, ma in ritardo rispetto ai toscani di 4 punti, che certo non lasciano tranquillo l'allenatore argentino dei Pratesi, che in vista della gara ha dichiarato: si torna finalmente a giocare, i ragazzi si sono allenati con una tabella personale e poi, dalla settimana scorsa, abbiamo ripreso ad allenarci a ritmo serrato tutti insieme in palestra. Sabato prossimo affrontiamo il Bologna, dovremo cercare di bissare quello che fu l'esito della sfida dell'andata, quando andammo subito in vantaggio e fummo in grado di fare immediatamente la differenza grazie ad un'ottima difesa. Quello di sabato prossimo sarà il primo impegno del 2015 per l'Ambra e dal nuovo anno Morlacco aspetta conferme importanti. Puntiamo a confermare l'attuale terzo posto in classifica in questa prima fase. Ci attendono sfide difficili, ma la nostra portata, ad eccezione del Carpi, avversaria sulla carta decisamente più forte, ma chissà, quando si ha la testa sgombra da obblighi di fare il risultato, magari si riesce anche a fare il colpaccio. Sappiamo che sarà difficile, ma non abbiamo ancora abbandonato la speranza di poter raggiungere le Final 8, ma sappiamo che dobbiamo fare più punti possibile e potrebbe non essere
essere sufficiente in base a quelli che saranno i risultati degli altri gironi. Insomma, la strada per il nuovo anno è tracciata e con Filippo Faggi e Giambattista Carmignani, che giorno dopo giorno recuperano dai rispettivi infortuni, la speranza che il girone di ritorno riservi sorprese positive per la pallamano toscana è sempre più concreta. Parliamo adesso del rugby toscano, rugby di Serie A che riprenderà questo fine settimana dopo la pausa natalizia e dopo la conclusione delle fasi di qualificazione. Il Firenze Rugby ha mancato per un soffio l'accesso alla pool promozione e dovrà combattere ancora per salvarsi nel campionato di A con appunto la sfida della pool retrocessione, dove insieme ad altre 5 squadre Firenze dovrà combattere per ottenere la salvezza. Discorso diverso invece per il Prato Sesto, che appunto ha soffiato il posto al Firenze Rugby nella pool promozione, dunque Prato Sesto già salvo, ma che comunque avrà l'occasione di mettersi alla prova con squadre di alto livello che puntano alla promozione nel campionato d'eccellenza. Proprio in merito al ritorno del campionato di Serie A di rugby questo fine settimana è arrivata anche la voce di coach De Rossi, il coach dei biancorossi del rugby, che appunto ha voluto dire la sua sul ritorno in campo della sua squadra contro Perugia, appunto primo turno di questa pool retrocessione. Le nostre prossime avversarie, ha dichiarato coach Marco De Rossi, non saranno una novità, a parte quelle che abbiamo già incontrato in questo campionato. Ho avuto modo di valutare anche le nuove, sicuramente affronteremo questa seconda fase con mentalità e atteggiamento diversi, siamo un po' più rilassati, ci siamo giocati il nostro primo obiettivo, ma siamo anche consapevoli delle nostre potenzialità. Adesso andiamo ad affrontare questa seconda parte di campionato un po' più tranquilli e pronti per dare il meglio. Sappiamo che diverse delle nostre prossime avversarie si stanno riorganizzando, di facile non c'è niente, dobbiamo continuare comunque a giocare di domenica in domenica, dobbiamo anche essere coscienti del lavoro che abbiamo fatto ad agosto, da agosto ad oggi, e sono sicuro che presto raccoglieremo i risultati. Ad un'analisi statistica delle prestazioni della squadra siamo molto migliorati rispetto all'inizio della stagione, ovviamente abbiamo cambiato tante cose, adesso le stiamo consolidando e sono sicuro che presto ne vedremo i risultati. Queste dunque le parole di coach De Rossi, che parla così della sua squadra in vista dell'incontro con Perugia di questo 18 gennaio, primo incontro della pool retrocessione. Noi ovviamente seguiremo il cammino delle toscane del rugby di Serie A, dunque continuate a seguire Tele Iride per le partite, per gli approfondimenti su Prato Sesto e Firenze Rugby. Con questo abbiamo concluso l'edizione di T-Sport di oggi, io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Tele Iride. Arrivederci.